Ciao a tutti ragazzi, questo video è per il contest di Hyde, un video per Hyde e spero tanto che vi piaccia. L'effetto si chiama il baro, il mago e entrambe le cose. E niente, la storia narra che un baro e un prestigiatore si trovano seduti a un tavolo del bar. Il baro parla al prestigiatore e gli confida di essere molto più bravo di lui a ritrovare le carte. Il prestigiatore allora lo invita a sfidarlo. Il baro mescola il mazzo e prende una carta qualsiasi, la prima carta che si trova, un re di cuori. Prende il re di cuori e lo mette sul tavolo e dice che sarà capace di trovare un'altra carta che l'aiuterà a vincere la mano di poker. Infatti prende il re di cuori, esegue un paio di tagli e prende un'altra prima carta che sarà il K di fiori. Prende il K di fiori, lo mette sul tavolo e esegue lo stesso paio di tagli. Infatti prende il mazzo, taglia un paio di volte e prende la prima carta che è un K di picche e lo va a mettere sul tavolo. Adesso sfida il prestigiatore a sapere di trovare il quarto K che gli serve per fare una mano di poker. Il prestigiatore dice che non ha neanche bisogno di prendere il mazzo e di mescolarlo, ma basta uno schiocco di dita che trova una carta migliore, un asso di fiori. Ma cosa se ne fa dell'asso di fiori il baro se ha i tre K? Il prestigiatore prende l'asso e prende le tre carte. Dirà che quest'asso sarà capace di far cambiare tutte le carte. Infatti le carte diventano magicamente 1, 2, 3, 4 assi. Al tavolo si avvicina un altro individuo che non si identifica, ma che sfida gli altri due a questo duello. Prende il mazzo, prende la prima carta e trova un 10, un 10 di picche. Prende il 10 di picche, lo mette sul tavolo e dirà che riuscirà a vincere questa sfida, perché queste carte da assi e K sono diventati una mano di poker. Grandioso. Questo è il mio trucco per il contest di Hyde. Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti se volete il tutorial o se volete altri trucchi. Ciao ragazzi, un bacio.